Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Eh sì ragazzi, è da un bel po' di tempo che non faccio un video su Yu-Gi-Oh! Ma ragazzi mi sono trasferito in una nuova casa, poi non lo vedete perché c'ho il green screen dietro, ma è completamente vuoto, forse lo sentite, lo notate dalla voce perché ribomba tutta la casa, visto che non ci sono ancora tutti i mobili. E che duello abbia inizio ragazzi, finalmente siamo qui con il deck Mago Nero. È da un bel po' di tempo che non ci gioco, mamma mia. Sono passati un mesetto, ragazzi, un mesetto che non gioco a Yu-Gi-Oh! Allora, facciamo una versione speciale, così possiamo scartare. Facciamo questa carta qua, dai. E la evochiamo subito la nostra magia apprendista. Attiviamo il suo effetto e prendiamo dal deck alla mano il mago nero. Poi evochiamo subito la verga del mago. Facciamo sempre posizione d'attacco. Così peschiamo dal deck alla mano il circolo magico nero. Attiviamo subito il suo effetto. E quindi potremmo prendere navigazione magica. Perfetto, facciamo così, ok. Mettiamo subito la navigazione magica in difesa, cioè in difesa coperta. Così facendo posso pure fare navigazione sincro. Ma prima di fare questo ragazzi proverò ad attaccare. Faccio un'altra navigazione speciale visto che lo posso fare. Evochiamo subito un altro mago, cioè apprendista. Vediamo se mi effetto, da te la mano, mettiamo mago nero. Così facendo magari potrei attirare questa carta, andando a ci mettere la riga del mago, passiamo due carte. Possiamo anche fare una lavorazione speciale, perché no? Lo facciamo subito. Ok, così possiamo avere maghi neri, quindi 1 e 2. Bene, abbiamo 2 mostri di meno punti d'attacco, in più possiamo avere subito specialmente il nostro mostro ai maghi neri e possiamo subito attaccare. Ok, penso che abbiamo tutte le carte che ci serve, quindi proviamo ad attaccare il nostro più forte, ok. E anche te, attacca 2000 forze, in poche parole abbiamo inflitto 4000 forze, ok. Vediamo cosa fare adesso. Allora, attiviamo pure l'effetto dei maghi neri, peschiamo una carta, posizioniamo subito questa carta qui, conduttore di teschi, ok, messo in posizione di difesa, ma non ha fatto niente di che. Anima immortale, eccola qua. Perfetto, ci è uscito subito. In versione speciale potremmo fare, no, lasciamo stare per adesso. Attiviamo subito il livello della magia dei segreti e prendiamo subito il livello di magia della conoscenza, così possiamo, che abbiamo pescato. Attiviamo quello l'effetto dell'anima, così dal cimitero spostiamo direttamente lì. Attiviamo l'effetto del servitore dell'anima, così possiamo pescare una carta. Direi che possiamo attaccare. Ma sì, dai. Attacchiamo il nostro più debole. Poi logicamente la carta coperta non ha mostri forti, infatti. E mago nero. C'è i maghi neri. Ok. Intanto vorrei attivare questa carta qua. Abbiamo mandato a ci mettere lui. Possiamo usare solo polarizzazione, però adesso ci fermiamo qui. Vediamo cosa farà l'avversario. Non per niente. Ok, attiviamo l'effetto dei maghi neri. Così peschiamo la carta. Intanto ragazzi voglio metterlo subito sul terreno. Attiviamo anche anima immortale. Così possiamo fare specialmente logicamente il nostro mago nero in posizione d'attacco. Attiviamo subito il ciclo magico nero.
quindi distruggiamo quella carta magia. Ok, utilizziamo questo effetto così da poter mandare via il mago nero. Tanto lo possiamo evocare tante di quelle volte che è un ciclo senza fine. Ok. Oh, dovrei essere 100 punti d'attacco. Va bene, va bene, va bene. Intanto attivo questa carta. E torno l'effetto di questa carta. Poi attivo subito circolo magico nero. Così possiamo evocare subito il nostro mago nero. Possiamo anche farlo, dai, facciamolo già che ci siamo. Ci possiamo scartare una carta dalle mani, questa qua. Sacrificando due mostri sul terreno, possiamo evocare il nostro drago così ne avrei affamato. Magicamente in posizione d'attacco. Ok, 4300 punti d'attacco. Evocazione speciale. Tolgo il circo magico nero. Tanto giaceva sul terreno, quindi attiviamo con il suo effetto. E mago nero è qua. Ok. Sì, evochiamo, attiviamo subito la navigazione magica. No, grazie. Così possiamo evocare il nostro mago nero. E evochiamo specialmente anche la giovane maga nera. Ok ragazzi, abbiamo tutte le carte necessarie per sconfiggere l'avversario. Mi dice anche di fare un'altra operazione, no? Ci stiamo un po' calmi, quindi attacchiamo il nostro più debole e poi attaccheremo col drago fusione veleno affamato. E attacchiamo. E salviamo Hunter Base. Io sono pensato che mi prenda questa sconfitta alla leggera, ma sì, dai, te ne frega. Ok, confronto del secondo round. Sembra simile a Pegasus, ma non c'entra niente perché siamo qua di essi, quindi sarà un altro avversario. Ragazzi, voglio ringraziare tutti voi per avermi supportato in questi giorni. Grazie infinite, siamo quasi arrivati a 8400 iscritti, quindi ragazzi, grazie infinite. Mi raccomando, supportatemi sempre questi video, vi ricordo sempre di lasciare un bel pollice in su, di commentare, di condividere questo video con i vostri amici e presto inizieremo a fare delle live. Quindi ragazzi, datemi tempo per il trasloco e un po' di sistemazione.